Si è accesa la luce rossa, sai cosa significa? No. Che dobbiamo partire con l'intervista. Ah, okay, ok. Allora, io sono Mr. Rock e tu sei l'aspirante Miss Topolini numero? Non lo so. Te lo dico io, vediamo, la numero 57. Ok. Nome e cognome? Lisa Manzin. Lisa Manzin. Sì. Di? Trieste. Trieste. Mm-hmm. Quanti anni hai? Quasi 16. Quasi 16? Wow, sei altissima, informissima, bellissima. Grazie. Tuttissimissimi. Allora, senti, come va? Bene, bene. Emozionata? Sì, dai, abbastanza. Un po' di emozione c'è. Sì. Ma più per la telecamera o per l'operatore che è dietro la telecamera? Per la situazione in generale. Per la situazione in generale, ho capito, ho capito. Senti, ragazza molto giovane, quindi sicuramente sei una studentessa. Sì, vado al liceo artistico. Bellissima scuola. Sì, perché dopo c'è il giusto indirizzo per andare a fare architettura all'università. Quindi puoi diventare un architetto. Sì, o arredatrice. Arredatrice, bellissimo. Mm-hmm. Sono quei lavori creativi, no? Sì, cioè, perché mi è sempre piaciuta la pittura comunque, però sono un po' più pratica, allora trovo che l'architetto sia giusto. Ho capito, ho capito. Sei anche una ragazza molto in forma, quindi ti chiedo cosa fai nel tempo libero per mantenerti veramente così in forma. Beh, sinceramente non sono proprio sportiva, però faccio canottaggio. Comunque è tosto. Sì, ma non vado molto spesso. Quanto vai? Una volta l'anno? No, cioè, tipo adesso che è arrivata l'estate non sono mai andata, perché sarebbe l'allenamento alle 6 di mattina. Ah, e quindi? No, in realtà lavoro da mio papà di mattina. Ho capito. Quindi comunque ti dai da fare. Cioè, sì, perché faccio un po' di esercitazione per più avanti, perché lui è perito edile, che è un geometra, tipo. Ho capito, ho capito. Senti, come mai a Miss Topolini? Perché, allora, non mi interessa molto il concorso, ma più che altro perché se ci chiamano per fare tipo un sfilato o quelle cose lì, sarei più interessata. Quindi vorresti fare la modella, fare qualche esperienza? Per guadagnare qualche soldo. Che non fa mai male. Esatto. Ho capito, ho capito. Vabbè, vuoi fare l'architetto? Sì. Perfetto, allora senti, siamo arrivati alla fine. Bene, bene. Quindi dobbiamo salutare, ok? Fai un bel saluto, saluta tutti quelli che vuoi, vai. Ciao a tutti, niente, ciao. Divertiti, in bocca al lupo. Ok.